sono tre minuti passa, sono le tre e tre minuti, scusatemi, le tre e tre e tre minuti, 3 minutes past 3, scusatemi, e vi faccio ascoltare, e dandovi la possibilità di pensare il numero che volete dirci circa l'indovinello. Loredana, per te, amici, nome telefono, in questo momento sono 3 minuti past, sono le 3 e 3 minuti, scusatemi, le 3 e 3 e 3 minuti, 3 minutes past 3, scusatemi, e vi faccio ascoltare, e dandovi la possibilità di pensare il numero che volete dirci circa l'indovinello. Loredana, per te, amici, nome o. Va bene, sì, buon anno, buon anno. Hai capito? Ho dovuto camminare sull'acqua. Perché ci ha chiesto lo stesso 600 sterline? E allora quando dici no, invece è l'ello, date che Cristo proprio camminare sull'acqua, dicevo cammino. Non c'è niente cosa. Ma c'è, questo è una cosa vera. No, stato, è buono, questo mi è piaciuto. E questo è una cosa vera. Quando sono stato in India, c'era qualcuno e lui domanda, io sono stato con una coppia. E loro sono andati dentro di un piramide. Allora, volete. Ma si può andare? Sì, non lo so che hai detto. Perché la conoscenza, secondo me, la conoscenza è una tragedia. Cioè io voglio pensare positivo, questo è un pensiero mio, ok? Sì. Io voglio pensare positivo, ma la realtà mi porta a pensare il contrario. Vuol dire che il pensiero percepisce una realtà distorta. Questo è il pensiero che mi faccio io. Sarà il mio pensiero, la persona, quello che sia. Io la penso così. Non dico la colpa a te e agli altri, però è come per dire che la realtà mi dà un pensiero che io percepisco una realtà differente dagli altri e forse non sono ottimista. Allora dico, come si può essere ottimista sapendo che chi comanda è corrotta, chi sta al potere non racconta mai le cose come stanno. E quando avevo 20 anni, questo è un discorso che alle volte però non c'avevo un pensiero, non pensavo proprio, però mi venivano certe cose e dicevo che alle volte ritorno a pensare di quello che c'erano 20 anni. Mi aspettavo dal giorno qualcosa,
non lo so, il giorno è bello, bellissimo, mi aspettavo dal giorno un qualcosa diverso, ma il giorno, cioè poi alla fine tu ti rendi conto, quando c'è una certa età, ti rendi conto che il giorno è già qualcosa, ok? Il giorno è già qualcosa, solo che io ero così distratta da non capire che era qualcosa. Perché quando ho 20 anni non potevo pensare a una cosa del genere. No. No, no. Per questo io pensavo, dice, ma aspetto qualcosa perché io sono giovane, ma aspetto qualcosa, non lo so che cosa, però dicevo cosa, alla fine il giorno passava. Però senza sapere. Però è giusto che quel pensiero per dire, mi è tornato in mente per dire quando c'è una certa età, dicendo che sì è vero che non ho avuto niente, però c'era già qualche cosa, perché ho chiaro che chi ha i soldi dice, per farsi vedere lui c'ha la Ferrari anche a 20 anni. Chi ha i soldi per farsi vedere lui c'ha la Ferrari, perché a 20 anni dice no, io ho i soldi per farmi vedere, allora per lui non arriva a qualcosa lì, non pensa, dice. Però neanche lui ha la Ferrari. Però non può godere il sole e il giorno. Ma lui non ragiona così, com'è? Per meglio come dici. Perché io non c'ho niente e mi porta a pensare quelle cose lì. E cosa ti può dare una cosa? Dicelo a me. Io voglio un Lamborghini. Non voglio operare. Carmelo. No, l'unica, questo ultimo sono d'accordo, però no, quello della vita che è una... Il fatto di essere pessimista? Sì. Sono io pessimista, tu? Io sono pessimista, okay. E te? Pure tu sei pessimista, perché? E perché se io penso solo se... Allora vuol dire che ti fai una rivoltella. Che qualcuno è pessimista, se... Qualcosa, se vieni qualcosa è bello, è una bella sorpresa. Se qualcuno è ottimista, come si dice ottimista, sì. Ottimista, e viene una cosa brutta e più terribile. Secondo me? E viene una cosa brutta e più terribile. Per una pessimista può venire una bella sorpresa. Per un ottimista viene le cose no, più no, questo brutte. È vero, hai ragione, sì, è vero, c'è ragione. Sì. Però tu non puoi essere pessimista. No, lo so, è solamente perché questi anni sono molto difficili. Chiaro, ci sono degli anni più difficili. Twyla. Il cane, ha guardato. Il cane che guardava. Ho capito io neanche che è finito prima di lui e detto una cosa breve. Io pensavo che già cominciava. Sì, anch'io. Va bene, dici. Allora ripeti. Il trucco è quello. Sì. Però io pensavo che era più lungo. Allora, un'altra. Questa è per lei? Ah, proprio per lei, bravo. Ti ha fatto una per te, eh? Due padri stanno discutendo sull'avvenire dei figli. Allora, tuo figlio, quando finirà il collegio, cosa farà? E l'altro dice, sarà vecchia. Finito. Perché io sono stata all'università per molti anni e dopo i miei genitori hanno detto, va bene, adesso è impasto, tu devi andare al lavoro. Hai capito? Perché lui, dato che il padre c'ha i soldi, lui al collegio avrebbe arrivato a 60 anni. Ecco perché dice, tuo figlio cosa farà? E sarà vecchia. Perché? Il padre è ricco. Non siamo male. It was good, Dad. No.
abbastanza bene, grazie. Sentiamo una avanti. Ho fatto noi insieme. Sono innamorato di te perché sei stato con l'osso Kyoto. Loro dicono, oh, che carino. Che se non pulisco questa è per te questa qua no che la devo dire io. Il potere fa male a chi non ce l'ha esatto e io non ce l'ho io per questo l'ho detto no, ma questa è una vecchia però per questo ho detto l'ho perché non c'è il potere l'ho ripescato non io ma tutti quello che non no ma lui soffre di più perché lui vorrebbe il potere lui vorrebbe il potere e gli fa male perché non ce l'ha appunto è meglio che ma ora c'è Matteo Renzi che non ce l'ha più il potere e fa male allora. Però quel 2 anni l'ha avuto quel 2 anni e mezzo allora questo appunto perché ascoltandoci passare allora questo è questo è questo io volevo dire quando torni a Libera noi facciamo una cena noi insieme non lo so non importa la cosa importante noi facciamo una cena insieme e dopo una pensione a me piace il nord di Londra ai Gate e Masolino la cosa importante è siamo insieme esatto ho sentito quello che ho detto per me a me un nord di Londra ovviamente la migliore zona è Masolino e Amsterdam a me a Richmond sono stato abituato a stare sempre sul nord e secondo me Londra è la migliore a lui ma perché per lui ha detto che sta ragazzando là del colonnello ebreacci anche comunisti un giovane ebrei comunisti allora questo è per te lui è comunista e piace a tutti se il desiderio c'è stata tutta l'ambasciata russa ai papi di Haiti piacciono i posti posti ma noi siamo al potere ma chi è al potere deve andare nel paradosso è il paradosso quando sei al potere allora il potere il famola che non ce l'ha se il desiderio è un peccato il desiderio è un peccato no il desiderio no vedi che ti pigli in condizione il desiderio non è un peccato ascolta è solo un desiderio di aiutare un altro non è peccato ma chi cerca un desiderio non è felice perché? Chi cerca un desiderio non è felice no ma il desiderio non è peccato è trovare il desiderio quello è se tu per esempio se tu vuoi un desiderio per dire di vincere la lotteria non sei felice no, ma sei un desiderio per aiutare le altre persone? No, non l'avete capito. Non l'avete capito. Per esempio, tutti siamo, diciamo, c'è la molla del come si dice, desiderio che c'ho prima, tutti abbiamo avuto. E a mattina parliamo mai il tema a mattina c'ho bisogno appena mi asso di tenere un caffè o di fumare una sigaretta. E se io non ho i soldi, come mia sorella Elvira che deve cercare i soldi a mia sorella Marcella, allora Elvira dice io devo soffrire con la mia pensione, capisci? Devo andare da Marcella ma devo avere i soldi. Cioè il desiderio è questo, cioè, se non hai i soldi ancora peggio ancora, però voglio dire, sai perché noi desideriamo? Perché siamo infelici. No. Se fossimo felici non desiderio, non avremmo più. Certo un desiderio non è felice. Non è che diciamo la verità. Ma perché non diciamo la verità? Aspetta. Vediamo cosa pensano loro, cosa esagero. Io la penso, io sono d'accordo con lui. Chi cerca un desiderio vuol dire che non è felice. Sono d'accordo, il desiderio se lo persegue. Quando prima là. È vero che diventi schiavo, però voglio chiarire, il desiderio in se stesso non è cattivo, non è una cosa, perché se noi non siamo umani,
dargli la mano. Lui dice desiderare in algo che è umano, è umano, fa parte del. Perché tu desideri pure di mangiare, che ne so, per un caffè a mattina o un'altra cosa. Desidera una donna, non quella tu. Però il posto, non desiderare la donna da se no tradisci il comandamento. Non desiderare la donna altrui, non è un desiderio. La donna altrui? Desiderare la donna altrui è un desiderio. Sì. Certo, un desiderio. Allora è un peccato. Sì, quello sì. Ma scusa, sì, no, ma non capisci tu. Il desiderio può comprendere, può essere positivo e negativo. E allora quando fa comodo a te è positivo? Sì. E quando fa comodo a te è negativo? Non è questione di fare comodo. Cioè, se la donna può piacere a un'altra persona, perché è negativa? La vita dipende dal desiderio. Perché noi siamo nati col desiderio. Il desiderio è innato in noi. Appena noi nasciamo, ci dobbiamo attaccare al capezzolo della nostra mamma per sentire il primo piacere sessuale. Allora è Freud. La prima mammella che tu succhi è quella di tua madre. È il primo piacere sessuale. Non è sessuale. Però il bambino non lo sa, io non lo sapevo quando ci ho succhiato. Sapevo solo che mia madre ci mangiava, molte donne l'ho visto gustare. Ci mangiavano un bambino ci. La mamma piglia sull'autobus l'ho visto questa scena. Vabbè, è una scena normale, tutte le mamme nel mondo. Ma non è una cosa. Sì, di classico. Però voglio dire. Ma è il primo piacere sessuale che non è sessuale. Che l'infante no, è neonato prova con la madre. Ma io quello che dico io, chi lo cerca il piacere? La parola è chi cerca il piacere. Chi no, cerca non è felice, no, se perché tu lo cerchi. È sbagliato per no, è come porre della domanda che è sbagliato. L'Occidente, qui in West, Oriente, il buddismo, per esempio. Per noi. No, io, perché voglio correggere questo problema che tu dici è il peccato, no? Desiderare la moglie altrui. È un peccato. Allora succede così. Mentre desiderare di mangiare non è peccato. Non entra nella logica, Anni. Allora entriamo nel manicheismo, no. Manicheismo, no, non è che non entra nella logica. No, dobbiamo avere un'antropologia seria, se no non si può. L'antropologia seria. Se prendiamo un pezzo di qua, di là, l'Oriente, giusto perché il buddismo è. Esattamente questo, levarsi tutti i desideri, arrivare a nulla, arrivare a nulla, allora uno non desidera niente, non è libero e perché non ha nulla, quello è arrivare al nirvana. Al nirvana. In Occidente invece ha lavorato molto il tema della passione. San Tommaso, tutte le cose scusa, la tendenza dell'uomo. La passione col desiderio non lo so, non passione col desiderio, cos'è? Aspetta, la passione del. Che cos'è la passione filosofica? Aristotele, Platone, Tommaso. È la tendenza a far qualcosa. Esatto. Che tu hai la passione di fare quella cosa. L'inclination, l'inclinazione. Quello è la passione. Il desiderio dopo è una parola più, diciamo, volgare se vuoi, non filosofica. Ma scusa. Che è la passione, la tendenza, la inclination a far questo. Ad agire, va. Allora la critica al buddismo è se uno taglia tutte le passioni non può fare neanche il bene, non puoi fare neanche. Stai tagliando la parte centrale dell'umano, no? Esatto. L'umano è questo, è la passione che vuole raggiungere. Vabbè, il concetto però è troppo lungo, per noi è cosa, se il desiderio, quello che dicevo io. Chi cerca un desiderio? No, chi cerca un desiderio? Quello che dico non dire che cerca. Chi cerca un desiderio? Hai un desiderio. Secondo al contrario. Quello che dico io è questo.
chi cerca un desiderio, chi ha un desiderio che non è felice. Da sì, ma quello l'abbiamo capito, quello lì no, siamo d'accordo. Però se io nel cercare sono felice, giustamente, quello che fa Pessoa, quando lui fa cerca nella natura, lui è, vuole dire lì io I love, I like. Lì sono un uomo. Ma non arriva però. È l'uomo che non cerca, che non annulla, non vuole nulla, si autoannulla. E allora non puoi essere felice. La felicità sta in cercare. Dopo, teologicamente, il cercare Dio è la più alta felicità. No? Allora, vabbè, ma anche Dio aveva un desiderio di fare l'uomo. Questo uomo vuol dire che nella sua solitudine non era contenta. Oh, che vuol dire questo? Non ho capito. Cioè, noi abbiamo un desiderio, ok? Sì. E dice che Dio aveva. Anche Dio aveva un desiderio di fare l'uomo. Di creare l'uomo, vuol dire. Era un desiderio o no? Vuol dire che nella sua solitudine non era contento. Sì, ma tu non puoi confondere Dio con l'uomo. Dio è Dio, l'uomo è l'uomo. Vabbè, l'uomo è un essere finito, Dio è infinito. Ho capito, ma c'è una differenza fra le due cose. Il desiderio è l'eterno e il finito. Ho capito, ma il mio desiderio è uguale a te. Sì, e perché il suo è diverso dal tuo? Sì, ma qua entriamo sempre nello stesso discorso. Dio esiste e non esiste sempre. Neanche girano intorno, come la farfalla gira attorno a lui. No, perché io... Cioè, siamo sempre anafati. Ma sempre la felicità sta in trovare quel desiderio. Prima in te stesso. Ma quando l'hai trovato, sei rovinato. Sì, ma se tu trovi, scusa, se tu trovi la felicità oggi, la felicità è un punto di partenza per un'altra felicità, per trovare un'altra ancora più grande. Cioè, la crisi dell'uomo è arrivata, o della persona è arrivata. Cioè, io divento Presidente della Repubblica dell'Italia. O divento qua primo ministro, però anche il primo ministro che c'è oggi, Teresa May, è in crisi pure lei, perché vorrebbe essere ancora, non c'è limite alla cima. Sì, ma dipende, capisci cosa? La crisi dell'uomo arrivata, della persona arrivata, dell'uomo, la donna arrivata. Ma dipende il desiderio. Sì, è in commisurazione, tu dici in proporzione col desiderio. Perché se desiderio non si ferma mai. Per esempio, è infinito. No. Sono d'accordo con Nipo. L'uomo vuole essere in fretta. Dopo lui è in fretta. E lui è con Dio. No, qua siete sbagliati. Perché se io salgo, se io salgo sul Monte Bianco, è la cima più alta del Monte Bianco, è 4810 metri. No? Però dici, mica ce n'è un altro a Chiaudo, 8800 da l'Everest. Mica vado lì e ancora ne cerco un altro, da sedere non finisce mai. E come si dice, in piedi. Sempre che sei... Sempre. No, è così. Io ancora più alto voglio andare. Perché ci sono persone che hanno una Ferrari e poi una Lamborghini? Perché non mi contento? Perché non sono contento? Perché loro pensano qui, sempre qui sono pensa al materiale, non materiale. Il desiderio non è materiale. Io non sono d'accordo. Il desiderio è infinito. Ci siamo persi dal discorso. È infinito, non finisce mai. No, e dipende. Se è una cosa è materiale, non finisce. No, non è proporzionale. È illimitato. Il desiderio è illimitato. Perché se io ho una donna voglio avere 10 donne. Esatto. Se no 10 ne voglio 100. E vinco 100 milioni di sterline, ne voglio 200, ne voglio 300. Comunque non voglio. Allora, questo è altro. Scusa, quando vado. No, questo è altro esempio. Quando vado a casa nuova a giocare. Vinco 10, ne voglio 20. Aspetta, se no, non l'hanno capito. Io voglio stare con Dio. E per esempio, ma che c'entra quel fatto lì? Non ho capito. Pensi per questo momento io sono un... La donna è arrivata, la persona è arrivata, l'essere umano è arrivato. Non c'è mai limite al desiderio. Porco cane, è infinito. Sì. Questo dobbiamo essere, e questo è il punto su cui dobbiamo convenire. Ora, il resto voi potete avere, ognuno ha le sue... Ma la felicità consiste in... Lascia avere, parlare del desiderio. Perché stai attento con buttare tu non devi trovare mai la finalità. Quando trovi. Cioè praticamente deve tendere al fine, ma mai raggiungerlo. Allora, appunto, quella è la logica. Sono questo. Tu hai capito? Ok. Dopo di un'ora.
capisci quello che voglio dire? Questo è così. Io non ci tengo alla fine, ma mai raggiungerlo. Allora, aspetta, no, perché no, il commento che io voglio andare in cielo con te. Tu andrai, te lo dico io, tu andrai. Quando sono morta, io sono in cielo con Dio, non c'è problema. Per l'eternità. Se lei ci crede, ci va. Allora, però i commenti li dobbiamo fare alla fine, questo è solamente un assaggio, capito? I commenti li facciamo alla fine, ritorniamo. Un fratello può essere molto innamorato di un giocatore di calcio. Ma quale innamora? È innamorato di soldi, no? No, non è sempre. Ma che innamora? Dai, per favore. Nel 2000 ancora parli con collane e bracciali d'oro, ok? E delle belle donne tutte nude. Loro con una croce di legna li hanno imbrogliate facendo credere che pregando con gli occhi chiusi era possibile vedere Dio. Quando hanno aperto gli occhi si sono trovati col crocifisso in mano, la moglie incinta e le collane d'oro erano sparite. No, ora scusa che dici questo. Stavo pensando una cosa, scusa. Stavo pensando che hanno dominato i punti che hanno dominato la vita dell'uomo, da prima di Gesù Cristo e dopo di Gesù Cristo. Non è cambiato niente, siamo sempre lì. No, ma io penso il punto è questo, che siamo tutti, oggi come oggi, nei rapporti umani, a livello di amore, di matrimonio, di amicizia e compagnia bella, sul lavoro, le invidie nere dei colleghi di qua e di là, nella politica, nello spettacolo, sì. In tutti i casi, è sempre la stessa cosa. La vita si ripete per esempio, e si ripeterà per ogni secolo, nel futuro io non ci sarò più, noi non ci saremo più. Praticamente qui il punto è questo, che ormai abbiamo perso la tecnologia, come ha detto John Searle, un grande filosofo americano, dice qual è la differenza tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza naturale, fra i computer, cioè si riferiva al computer. Che l'intelligenza artificiale e il computer mancano dell'intenzionalità, non hanno intenzionalità come l'uomo, però ora dice che vogliono costruire un computer che ha la stessa intenzionalità dell'uomo, non lo so dove arrivare. Cioè, allora abbiamo i telefonini, prima generazione, seconda, terza e quarta generazione, ora tu mettono qua un telefonino qua, ti metti un telegiornale qua, ti leggi qua, hai fottuto a tutti i miliardi di persone nel mondo con la tua invenzione, con la tua... E poi, e l'attore, l'attrice che ci danno i soldi, ma tu non è che ti esce da tasca tua, è per scopo di coscienza che fanno questo. Perché dici, vedi, come un principe Harry, come Lady Diana e cose, sua madre, se ne andavano già a notare del suo mondo, del suo... Certo, non facete niente da mattina alla sera, non fate niente la mattina alla sera, per scopo di coscienza, bevete da gran signore. E sua madre, la nonna, la principessa aveva 700 stanze da Buckingham Palace. E i Savoia ne hanno 2000, alcuni ne avevano 2000, quindi non lo sapete che il palazzo che ha più il Quirinale a Roma in Europa, che ha 2000 stanze, e Buckingham Palace di fronte al Quirinale, che era dei Savoia prima che entrasse, e non aveva niente, 700. Ora ci vogliono 670 milioni sterline per fare tutti i tubature nuovi, da la regina c'è da fare un makeshift per abitare qua. Come risulta dalle statistiche, dice che il 75% si mettono un pugno chiuso quando passa la regina, il 25%, un quarto degli inglesi sono contro la regina, saremo Jeremy Corbyn, io e tutti gli altri che sono con Jeremy Corbyn nel momento. Ok? Quindi praticamente queste monarchie, la monarchia svedese, la monarchia olandese, che cosa esistono ancora? Sono queste per giustificarsi. E vanno, danno, si interessa che i morti di fame e all'uomo l'est, ma non fanno niente. Lo scrupolo di coscienza, Annino, è per scrupolo di coscienza, come per non tutti, sentirsi in colpa. Come tutti i grandi capitalisti che danno soldi alle ciarie, certo, ma non è che dai di tasca tua. Io come posso adottare un bambino in Africa se io adottare un bambino in Africa? Neanche 50 euro mesi ci posso mandare, o 50 sterline mesi. Ora sta gente che fanno bene, quale bene fai? Chi sono di là? Fino tanti dischi, milioni di dischi, mica, i solo royalty che pigli, i diritti d'autore,
Asiae si chiama Natale, il ruolo artista. E dici, come andiamo? Perché il Guy Ritchie te la stava a Madonna? Suo padre ci disse, ah, se la sta buttando. Dice, non vedi che è una buttana, brutta, ha combattuto contro la sua immagine. E allora mi fai la canzone bella, non me ne frega della tua canzone. Un'altra che ti mostra, un'altra bella. Cioè, ma non tutte le donne sono così. No, io è così che pensa. No, ma tu pensi come Aristotele, Aristotele. Aspetta, ma aspetta. Il sillogismo aristotelico. Dici, no, aspetta, sai... c'era questo filosofo. Sai cos'è il sillogismo aristotelico? Sì. In parole, la coerenza. Ah. Aristotele diceva questo, tutti gli uomini sono mortali. Molti uomini dicono, da qui, in tutto il mondo, in tutti i cinque mondi, dice tutte le donne sono buttate. Allora, quando quello ci dice a loro, ci tocchi il callo, e ci dici, e tua madre e tua sorella... No. Quelle non sono, ma non sono donne, e allora cadono nella contraddizione, non c'è più la coerenza, secondo Aristotele. Ma siccome siamo tutti incoerenti e contraddittori a questo mondo, cioè siamo come dei preti, che andiamo all'altare, predichiamo bene e poi razzoliamo male. Non so se mi sono spiegato. Cioè un prete ci dice, ehi, io me lo guardo quando ero qui, non peccate, non fate immagine serata a un'altra. Però lui ti sarà la donna di piace! Lo sai che come io si riunisce dietro un funerale, è banale, però non c'è la risposta, non lo puoi sapere, ognuno può avere la sua risposta, però c'è il motivo, lui dice barbarie, perché a modo suo, perché lui questo qui ha la gelatina al cervello, non ci arriva. No, non è gelatina. Allora, è questo, perché la gente si riunisce dietro un funerale, lo sai? Perché tu lo sai. Io lo so, io. Io per quale motivo? Perché? Io lo so, io. Perché per rispetto. Sì. Sì, la prima cosa che pensi è per rispetto del defunto. E lui perché? E tu perché? È perché non fate il discorso filosofico, perché la persona che segue il funerale si vede lui stesso in quella persona che è morta. Si sentiva, capito? Vedi che babbarie, dici? Babbarie, vedi? E babbarie, dici babbarie. Allora, sì, siamo d'accordo, ma ne faccio un'altra. Ma tu, come? Io quando gioco... Parla pure tu che tu non parlo mai. Però quando allora, gioco alla proietti non lo sentivo. Quando vuole parlare, tu ti sfidi. Che piacere si trova a mangiare una cosa morta. Che piacere si trova a mangiare una cosa morta. Di rucola. Sai che c'era la proietta? Ok. Di fronte a te c'è un pollo. È morta? Che piacere trova a mangiare una cosa morta. Aveva una giacca. È banale, lui dice bastaria. Però ti faccio una domanda. Che questa qui ti ma soldi non se ne ha mai, a lui ce l'ho dato. Di 3-1. E te lo dico io. Ma era costruito, va. Una giacca costruita. Il discorso è questo. Ma la cosa vera è il congiunto 6. Che impressione. C'è gente che è abruzzese, che era amico di Ciallariero, è morto Ciallariero. Non è le cose, trova piacere. Ciallariero, quando andavo io, diceva la roulette è un gioco di piccini, dei bambini. E come però dice, è morto, però se tu ammazzi una persona, non lo so, la roulette ci sarà più generosa, cioè, capisci il discorso? No, ma se ce l'hai, io no, la odiavo. Sta ammazzando la notte, sono stato con lui, se mi piaceva, €100. Però tu come fai a sentire piacere con un pollo di fronte a te? Che la pensa che è ammazzato? Perché tu puoi mangiare gli animali per te. Non era di venerdì sera, c'era pure Papa Andreo, fatto, Simone. Simone è morto, era... Allora, non mette la vita. Non mette la vita, non mette la vita. Se si prende qualcuno, non c'è male. C'è regalo, 50 pao. I cannibali si mangiavano pure i pezzi del cuore. Ma però, se tu ammazzi un pollo e trovi piacere a mangiarlo, puoi sentire lo stesso piacere. Quello ci ha dato tanti soldi a Raffaele, ma ci ha regalato tanti. Raffaele, ce n'ha dato tanto. Però Raffaele se vince, neanche Natalina doveva giocare. Ma c'era un combinaccio, dammi un po'. E dopo che c'erano tanti soldi. Perché se no...
non mi piacciono le sedie, non c'è che è lo studio, ma io ho detto io che piacere. Cosa hai detto tu? Sono vestiti che ce ne regalano, io sto mangiando un po', troppo. A me piacciono sempre i vestiti, ma io ce ne sono un vestito. Era un vestito che mangi tu segna, che tu dite, era firmo. E ovviamente non vogliamo Abbruzzese, una pietra miliare di Trapani, abbiamo fatto un dibattito eccezionale, spaziando dalla scienza al cinema, se tu vai alla retorica, alla filosofia, tutto ambientato nel costume, è stato un dibattito veramente number one. Ma è Dino Crocetti, numero uno. E Franzinaggio è mamma. Domina come si chiama la mamma? Come si chiamava? Si chiama come Picasso. Allora, un nome del questa sera a Dino, perché la devo portare in Sicilia questa. Il 15 dicembre quando scende a Catania Fontana Rossa all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Allora, questa sera a Dean Street numero 80 off. No. Nella sartoria del nostro autore, come si dice, dell'Iliade e dell'Odissea. La poesia comincia così. Oh divino figlio di Laerte, era il padre di Ulisse. Oh Odisseo, pieno di astuzie, come ardisti venire nell'Ade, dove i morti privi di sensi dimorano, e Ulisse a lui. Oh Achille, figlio di Peleo, tra tutti gli Achei, di certo il più valoroso, sono qui per farmi dire... Silenzio, se no non si sente la poesia. La ripetono, o divino figlio di Laerte, o Odisseo, pieno di astuzie, come ardisti venire nell'Ade, dove i morti privi di sensi dimorano, e Ulisse a lui, o Achille, figlio di Peleo, tra tutti gli Achei di certo il più valoroso, sono qui per farmi dire da Tiresia i pericoli a cui andrò incontro tornando a Itaca. Nessuno più di te, comunque, può essere lieto, già che prima tra i vivi eri onorato al pari degli dèi. E ora tra i morti conservi ancora il tuo potere. Non abbellirmi la morte, o illustro Odisseo, replicò con amarezza Achille. Preferirei essere schiavo sulla terra di un uomo povero piuttosto che il primo tra tutti i defunti. Al greco, Ulisse. Certo che mi ricorda quando andavo. Ma chi aveva la stella? Perché la devo portare a Messina, al bar Melrimo Ro, in via Santa Cilia, in mare della Bene, Messina, bene intellettuale. Bellissimo nome, quella per... Questi momenti, per il momento, silenzio per favore, come si dice in spagnolo. Ave Maria Pesca. Chiunque tu sia, ragazzo, esci dall'acqua e vienimi incontro. Perché hai deciso di farmi soffrire? Perché mi sfuggi? Perché fai di tutto per sottrarti al mio amore? Eppure quando ti tendo le braccia, anche tu me le tendi. E quando sorrido, anche tu mi sorridi. E quando piango, anche tu piangi. E mischi le tue lacrime alle mie nella medesima acqua. Chi è questo? Il personaggio chi è? Secondo... Questa è una poesia antica.
La ripeto di nuovo la poesia, può darsi ci arrivare con la testa. No, tu è troppo rappreso. Il cervelletto è troppo rappreso. Ci sono grumi nel cervello, come nel sangue. Ecco perché dobbiamo fare più cenacoli letterari. Sì. Dico, a beve dei lì che ti fa bene, ma che fanno tutti i giorni di taverna, tutta la stessa faccia. Vabbè. Nessuno vedi, vedi quanto è imbecille, perché devi dire la cosa in albione che offende l'inglese. No, che diritto c'hai? Ma chi sei? Di che tu che vedi che è ripetitivo, prendi tutto in la punta piccola ad una storia. Albione la chiamo, si chiamava vedi. Poeticamente Albione. Vuole l'attenzione, vedi quanto è imbecille. E io devo avere a che fare con un carino. No, va no. Bene, non è che ti voglio superare. Da quando ho messo attraversando il canale della Marega, ho messo piede sul suolo di Albione, ma non voglio sapere i nomi. No, Nipane, nel bene e nel male, la nostra amicizia che sarà per eterna, il nostro futuro. Sì. Dobbiamo vedere sempre da buoni amici e buoni italiani. Così? Buon anno, buon compleanno, è compleanno per te. Poi vai in Sicilia, ti mangerà la cassata siciliana, ma portano qui poi buon compleanno. La cassata fate tutti la donna. Dice, ma quando vuoi mamma mia. Guarda le cassate. Bravo, Noi andiamo, sì, un giorno per la cena. Io ho detto a caricatura. Sì, va bene, ma ovviamente tu porti anche tua moglie. Quando lui viene qui, che è un amico di papà. Idee di come fare a sto passo qua. Penso io, no? Che se noi nella vita dovessimo ogni passo dovessimo fare un processo, al traguardo non si arriverebbe mai. Vedi, ora prima ho usato l'ordine, se dovessi, e poi non arriveremmo. Ho usato prima il congiuntivo per condizionare con il sesto sempre il congiuntivo Anniva, se no errore gravissimo, ho capito vedi, è come gli inglesi, ha capito Ricci, ho detto io non si arriva male, non si arriva male Meriù, ho capito, ma è lo stesso discorso Anniva, fammi venire, ok, ora un inciso, ho capito. Allora, parlando delle mele, ho preso la bilancia ed ho messo 5.000 da una parte e 5.000 a destra e più a sinistra. Allora ho detto io, se il peso esce uguale, ho trovato la risposta. E mi sono accorta che una parte pende sempre più dell'altra. Tu pigli 5.000, anche uguale, ok? Anche uguale. Tu li metti a sinistra, a destra, c'è sempre una parte che pende più dell'altra. Allora, è così, ho fatto pure il cambiamento, il risultato è sempre lo stesso, e così mi sono messo l'anima in pace, ho capito che la logica e la ragione non hanno la stessa parità. Anni, fammi finire, non hanno la stessa parità. Se noi ascoltiamo la ragione nella vita, faremmo poche cose. L'esperienza giusta o sbagliata prevale sulla ragione. Il commento lo facciamo dopo. L'esperienza giusta o sbagliata prevale sulla ragione. Ma nella disperazione è importante non perdere la ragione. Cioè, capisci il concetto? No, me, sto parlando con te, ma con quello ubriaco. No, sei discutibile la cosa, non si nubra. Ma poi alla fine discutiamo. Se tu discuti a metà strada, perché ho detto io a metà strada, non sarei mai. Finisci il discorso. Capisci che ecco perché non intervenite. No, non è intervenuto di proposito. Ma ho detto io che se noi ogni passo che facciamo al processo non sarebbe, al traguardo non sarebbe mai. E lui è intervenuto. Io, guarda, lo sapevi. Va bene, dai, continua. Allora, ma nella disperazione è importante non perdere la ragione. Sì. Allora, se il cervello, devo parlare molto, c'è il cervello. Ma tu non ti ascolti, se il cervello ci dava la giusta informazione, in questo momento si potrebbe essere sulla Luna
a mangiarci una pizza. Ascolta, me. Capisci? Se il cervello ci dava la giusta informazione, si potrebbe essere sulla luna a mangiare una pizza. Confucio si chiedeva la stessa cosa, non a mangiare una pizza sulla luna. Lui si chiedeva cos'è la vita. Ok? Lui si chiedeva cos'è la vita. Poi, osservando la natura, è riuscita a vivere in armonia. Ok? Allora, che è successo? Che un giorno, verso l'uno, l'una e mezza, passavo da vicino a Chancery Lane. Chancery Lane? Chancery Lane. È la via della cancelleria, dove ci sono tutti i submonati. No, lì all'angolo. È vicino di Campo, dove ci sono già. Lì all'angolo. E c'è la libreria dove andavo. Lì all'angolo c'è una chiesa protestante. Yeah. Ok. E fuori quel giorno lì c'era un annuncio, oggi è chiuso perché per una funzione privata, infatti c'era un matrimonio e la funzione era chiusa al pubblico, stava scritta cosa. Ora dico io, se la chiesa è aperta tutti i giorni, ok, è aperta tutti i giorni, oggi era chiusa al pubblico, cosa è successo? Che quello lì aveva pagato per non essere disturbato. Lo sposo aveva pagato e dice la funzione voglio aprire per non essere disturbato. Non trova niente in contrario perché quello non è la chiesa cattolica, no? No, è protestante. Perché la chiesa cattolica è sempre. Allora, fammi arrivare al dunque. Quello che non capisci è che durante la settimana mi parli della morale, che il denaro è la radice del diavolo, poi arriva una, paga e diventa tutto privata. Allora dico io, quanto vale la tua predica di fronte al denaro? Sì, ma questa è una cosa protestante, loro fanno. Capisci? Così. Quanto vale la tua predica di fronte alla morale? Sì, ma i protestanti fanno così. Allora, c'è tanto da dire, sono ci sono tante cose che parlano sull'etica. L'etica è una branca, come si dice, un branco di cose, molto importante. E lo sai cosa diceva Kant? Il cielo stellato sopra di me e l'etica cantiamo, no? Lui diceva la verità, il cielo stellato sopra di me e il mondo qua giù, non me lo ricordo come era. Sì, il piacere, aspetta. E poi il piacere della pecora è sentirsi parte del gregge. Fuori dal gregge si sente una pecora pezzo. Va bene, io vuol dire mi sento parte della famiglia, fuori dalla famiglia mi sento. Allora, questa è per Domenico, questa qua. Chi vive di speranza spera di vedere nella speranza una compensazione. Ok? Sarebbe, e quale sarebbe la compensazione? Sarebbe a dire che chi soffre si aspetta una compensazione per la sua sofferenza, ma nessuno ti ha detto a te di soffrire. Cioè, questa speranza che tu ti aspetti o che tu speri ti mette per dire che ti porta a soffrire anche se non vuoi soffrire e spera sempre che qualcuno assolvi la tua compensazione. Capisci com'è? Allora, chi recita male la sua vita si porta il peso di una vita inutile e infelice. Allora, scusa, allora, se ti interrompo un attimo. Allora ha ragione. Hai finito? No. Allora, no. Devo dire una cosa riguardo a te. No, perché mi ricorda Sartre, l'esistenzialismo, Jean-Paul Sartre. Ok. Quando Jean-Paul Sartre dice l'uomo, l'essere umano, parla. È una passione inutile. Yes. Okay. Cioè, però è condannato a vivere libero. Sartre dice questo. L'uomo è una passione nulla. Che significa che l'uomo è una passione nulla? L'uomo, la donna. Cioè che tutti ci ammazziamo per arrivare a diventare primo ministro, presidente, è tutta una passione inutile. E
siccome si parte siccome Sartre, l'esistenzialismo, parte dall'assurdità, che il mondo è assurdo, non ha significato, la nostra vita non ha significato, noi, il mondo che c'è intorno a noi, esterno, non ha un significato, è assurdo, cerchiamo noi di darci un significato, ma in se stesso non ha significato, è assurdo. E questa speranza che tu ti porti dal nulla, l'essere in nulla, ok, ora quello che voglio dire è scarica a Dio, speranza vive, disperato muore, cominciamo con che cagare, speranza vive, disperato muore, però l'esistenzialismo di Sartre è differente di quello che dice che ora quello che volevo dire riguardo a questo qua, quando dici da l'uomo è una passione inutile, però è condannato a vivere libero. E come è condannato? Perché è condannato? È la privilegio, no, parliamo però, della libera... Però c'è il piacere del libero albedrio. E la condanna questo piacere di essere una condanna. Però sei una passione inutile, perché tu vuoi diventare un santo come Dio. Ha capito? Io voglio diventare il patrateterno. Siamo tutti una passione inutile. Perché allora, in parole più povere si dice questo. La crisi dell'uomo arrivato, sì. Cioè Trump arrivava ora e diventava presidente della più grande superpotenza americana, e presidente degli Stati Uniti d'America, e primo ministro e quando arrivano là quelli, è la crisi dell'uomo arrivato, cioè vorrebbe arrivare ancora più in alto, perché non basta essere per Trump presidente degli Stati Uniti d'America, non vedo come uguale, ha avuto la bocca da, mi pare che fa pompini, non fa... E voglio dire, è la crisi dell'uomo arrivato. No, non arrivi mai, cioè, perché tu cerchi di arrivare alla cima, alla vetta, e non arrivi mai. È come dimostrare l'esistenza di Dio. E non lo discutiamo, potremmo discutere per 100.000 anni e siamo sempre lì. Ok, allora, aspetta, allora. Ora siamo entrati sul sacro, questo è importante. È quello che voglio dire. La nausea, chi è stata l'opera più importante? Però il fatto è, dov'è? La nausea, diciamo. Secondo te, questa recita che noi portiamo della vita, chi ti dice che chi la recita male e chi la recita bene? Cioè, tu, nessuno. Lui dice però che se tu ti porti, che chi recita male, la sua vita se la porta in peso di una vita inutile e in peggio. E allora chi recita bene? No. Anni, fai parlare a lui. Aspetta, ne ha occupata l'infallibilità. Allora ha occupato. Ha occupato in questa crisi. Questo è molto importante. Io per questo. Bisogna discutere. Ci sono tanti temi lì, tu l'hai un po' come mescolati. Non so. Vabbè, da dove è importante. Partire. Però noi li dobbiamo discutere, no? Li dobbiamo dibattere. Questo ultimo che lui ha detto dell'assistenza, no? Chi porta un'assistenza bella e chi una... Dico bella che chiude tutte le cose, la bellezza, o il bene e il... No, a quello ci arrivo dopo, ce l'ho dopo quel fatto lì. Questo si limita... Anni, scusa. Queste si limitano solamente sulla recita della vita. Anni poi ce l'ho, aspetta un momento, ha capito? Queste cose, l'opposizione, morivo sul fatto del bene, che parla pure del bene e cose, morivo pure questo qua, e da voi voglio avere una risposta, anche da loro. L'opposizione critica tutto ciò che il governo fa, fare critica vuol dire... Fare critica, dove ascolti? Fare critica vuol dire che noi possiamo fare meglio. Capisci? Cioè quando si fa la critica si... L'autocritica tu vuoi dire? No, critica in generale. In generale, se io per dire critico a lui di quello che lui fa, vuol dire che io so fare meglio di lui. Però non è vero. Perché in l'opposizione è facile fare la critica, perché fare la critica non costa niente. Sì. Fare la critica è sbagliato, perché sì. Io posso criticare solo se io posso fare meglio.
Ah, esatto, capisci? Capisci, io presento, se io critico il tuo progetto, però io non devo presentare uno che, che contrabilancia come si dice, perché il tuo progetto è giusto. Cioè io non posso criticare. Non è una proposta io. Ah, capito? È una controproposta. No, allora, ma è meglio se altro proposta, ma non è. Non è necessario. Perché io posso fare la critica la puoi fare lo stesso anche se non hai una proposta fatta. La puoi fare, la puoi fare. Però io trovo. Però secondo me. Secondo, io non faccio la critica, a me non mi interessa quello che la gente fa, non mi interessa, perché io poi devo valutare se io sono meglio di lui, se io sono, non sono meglio di lui, perché lo devo criticare? Ma pure questo dice, io mi faccio ma qui sbagliamo un cantiere romano, perché tu ti senti di essere chissà che cosa e poi non c'è niente, e critichi all'altra persona. La critica è male, la critica te la posso fare se sono meglio di te, la critica malamente, pure che tu sei meglio di me, se veramente sei meglio, non mi deve criticare, mi deve dire, beh, tu puoi fare un po' di meglio, ma non criticare perché tu sei meglio di me, perché? E chi lo che sta dicendo lui, mica tu stai dicendo in un'altra maniera, stiamo dicendo la questo. Stai girando in un modo... L'ha detto prima, l'ha precisato. È distinguere. Lui sta dicendo, se io posso criticare è perché io sono meglio di te. Ma dice anche se tu puoi far meglio non hai se lui il boss di una ditta e sta portando la ditta sul mezzo, io sono meglio di lui, ci sono degli accorgimenti, ce li do, com'è? È perché mio dovere, altrimenti perdo il lavoro pulito. E tu dove hai? Capisci com'è? Però tu dove abbiamo la base per dire che tu fai meglio di lui? Chi lo può dire? Se lui c'ha. No, nessuno lo può dire. Se lui c'ha. Allora è quello che. E allora come Papa, il dogma dell'infallibilità. Se io posso fare meglio di te. Ora dimmi una cosa, se io posso fare meglio, com'è che il Papa in cose di chiesa ecclesiastica, in cose di fede è infallibile? Perché, lo Spirito Santo fa. Ah, ma quale Spirito Santo? Non è chiesa, è se cado macchina, ma quale Spirito Santo? È Santo Spirito. No, hai domandato. Ma ancora ci credono questa alla barzelletta. Va bene, se tu non credi. Alla poesia della nonna. Ma è per questo lui è infallibile. Ma è un netto Spirito Santo, tu l'hai visto? Ma tu. Tu domande del Papa, cioè, se non sei credente, ecco perché l'argomento viene a galla, perché ognuno porta il suo discorso, il suo contributo. Ma il tuo Spirito Santo non è, tu hai visto. Non importa che ho visto o non hai visto. E allora, o tu ci credi allo Spirito o non ci credi. Arriviamo anche a quello. Quando sei morto, Andiamo avanti, sennò poi ci si fa nostra. Lo senti esprimere, allora senso di Anni, domanda, se tu vinci 3-4 milioni, ok? Ti auguro di vincere 3-4 milioni. Capire, alla lotteria. Ok? Io voglio sapere... Magari, chi vincesi? Ne andiamo tutti in giro per il mondo. Ascolta, allora, se tu vinci 3-4 milioni e te lo auguro, il tuo primo pensiero quale sarebbe? Mi devi dire la sincerità. La prima cosa che farei, ho 73 anni, viaggiare, conosci il resto del mondo che non conosco. Ok, e tu dov'è? Questo è il mio desiderio. Io potrei fare tante cose. La prima cosa è comprare un flat e la seconda è fare bene agli altri. Ok, questo è il tuo discorso. Cioè lui pensa a una casa per stare e poi fare del bene agli altri. A dire
Io invece devo veramente. E noi possiamo veramente rispondere. Vediamo. Lo sai tu e poi. Sì. Okay. Allora prima devo pagare qualche debiti. Cioè estinguere, si dice, sì, estinguere i debiti. E dopo io non voglio... ti preoccupare, chi campa paga. Dopo voglio aiutare gli animali abbandonati, come te. Yeah. Ok. Su per giù siete sulla stessa. Sì. Fate il tennis. Sì. Ah. E tu cosa faresti? Non lo so. Prima devo vincere. Ah, no. Però il trucco è questo. Qual è il trucco? Il trucco è questo, veramente la domanda sarebbe questa. Vedi come mi ho preso di contropiede. Se tu cammini di notte in una strada buia. Sì. A che ora? Allora, il primo pensiero, se uno vince tanti soldi, c'è il primo pensiero, però ascolta, se tu cammini una strada buia, il primo pensiero dice è buio, è di trovare un ladro. Questo è l'inconscio del primo pensiero che ti viene nella mente. O un assassino. Ah, nel subconscio. Ma quello è il mio primo pensiero, un assassino. Yeah, che è un ladro che ti ruba, che ti vuole derubare. Fammi finire. Il primo pensiero è perché tu cammini al buio, no? Sì. Yeah. Poi attraversi la strada e ti accorgi che non è successo niente. Cioè, capisci? È il subconscio del primo pensiero che dice di trovare un assassino. E va bene, ma questo. Anni, il discorso subconscio gioca il suo. Perché di notte, ascolta. Yeah, ora arrivo ai soldi, ma il discorso del discorso. È il pensiero che mette paura. È il pensiero che mette paura perché se tu fai quella strada di giorno, non pensi come quando cammini di notte. No, io penso. Scusa. E poi è come se tu di notte vai al cimitero. Non ci vai perché il pensiero ti mette paura. Però se vai al cimitero credi che i morti escono di notte a fare i fantasmi. E perché poi i morti dovrebbero uscire solo di notte a fare i fantasmi? Cioè, capisci? È l'inconscio. Vabbè, questo è il gioco che è il fatto di vincere i milioni. Cioè, non è vero che tu dici io curo gli animali, io curo questi, il fatto di vincere milioni. Io credo che il primo pensiero è il subconscio che ti mette paura, che se tu vinci 4 milioni in Sicilia, la prima paura dice che vengono la mafia, mi ammazza. Il primo pensiero è questo qua. Vabbè, ma pure qua, se io lo dico, sempre se io lo dico, se io lo dica agli altri. Sì, non lo dico. Ma se io non lo dico. Se siamo coscienti del problema. Io basta però questo fa subito il di Freud. Il trucco, capisci? Se vinci i soldi, però io se stasera vinco 5 milioni. Se tu vinci 4 milioni in Sicilia. Io non te lo dico. Io vi posso dire questo. Voi pensate quello che volete. Prossima settimana, per un mese, ce ne andiamo, non lo so, in una località sconosciuta del mondo. Dove? Dici, ma Annibale è mica, dove è stato? Pazzo. Che è successo? Voi altro potete pensare a lui, te, lui. Dici, questo non aveva una lira fino a stasera e lunedì c'ha tutti i soldi, vuol dire che ha vinto. La lotteria, la scegliamo, mettiamo 10 località dentro una urna. E uno prende il sorteggio e dice non andiamo a finire, non lo so, dove andiamo a finire? Secondo alcuni il piacere come piacere è una combinazione di cose, sarebbe a dire amici, non cane e porci, amici, la bellezza, mangiare, bere, umore, esercizi, vacanze. Questo è il massimo di piacere che una persona nella vita dovrebbe avere, sentirsi, io mi sento vivo avendo tutte queste cose con lui. Il filosofo del piacere. Epicuro diceva questo.
vede che lui non ci arriva, vede, ci vuole il filosofo, Epicuro, Epicurus in latino. Hai sentito parlare di Epicuro? Epicurus, infatti si dice, come esempio, sei un epicureo, che vuol dire che amo il piacere, la dolce vita, la bella vita, mangiare fuori, pranzi laudi, belli, no, slap up dining, no? E allora qui lui mi richiama alla mente, no? Epicurus, Epicuro, che era il filosofo del piacere, o del pleasure. Epicuro cosa dice? Qual è la sua concezione filosofica, tutta la sua dottrina, si riassume nella ricerca, dice, del piacere, la ricerca assoluta del piacere, the pursuit, absolute pursuit of the pleasure. No? Che però, darebbe la felicità all'uomo. Però cioè, raggiungendo questo piacere, però, tu dovresti nello stesso tempo, yeah, in the meantime, e te the happiness. Anni, ok. Questo è il concetto di quello che ho preso dal filosofo, quello che ho preso vissuto prima del before Christ. Ma Epicuro poi si è fermato. Come la pensi oggi? Epicuro si è fermato a tre cose, si è fermato Epicuro a quei tempi là, dicendo che piacere era questo qui, trovando degli amici, una bottiglia di vino e da mangiare. Sì. Per lui era il piacere massimo che lui poteva, perché a quei tempi era così, e lui si era fermato così. Per lui oggi era il piacere così, trovando degli amici, un bicchiere di vino e mangiare e da sì. Ho capito una cosa, il piacere come era concepito a quei tempi di Epicuro, nel Medioevo. Certo, le generazioni cambiano. Per esempio, un piacere, l'altra sera io sono andato a tagliarmi i capelli all'Academy of Apprenticeship, vicino a Campo del Tavolo. Come era concepito ai tempi di Epicuro. Ma no, Epicuro lo concepì in maniera universale, filosoficamente, come concetto filosofico, che vale fino a oggi. E non raggiungi. Perché se tu hai soddisfatto il desiderio, non sei felice, perché nasce un altro desiderio. Quel desiderio è un presupposto per un altro desiderio. Quando io avevo 15 anni e mio padre mi dava 100 lire per andare al cinema a domenica, a quell'epoca, paesi, per me 100 lire erano come 10 sterline d'oggi. E io ero contento, perché andavano a vedere un film western e cose. Quindi, arrivare all'addio, il marxismo è una ideologia che vuole la giustizia. Sì, ma sai che poi Bach, sai che diceva prima di Carlo Marx, un filosofo tedesco, dice che noi ci proiettiamo in un essere superiore, perché noi ne siamo infiniti, piccoli. No, e ci proiettiamo in un essere superiore, che è Dio. Poi Bach lo diceva, prima di Carlo Marx, è il filosofo tedesco. Tutta la grande filosofia è tedesca, German philosophy. È vigilata, ma non è più libertà. Ma ora, ritornando al discorso tuo presente dell'umano, che tu fai molto accento molto il fattore umano nel discorso filosofico, sì, fai. Cioè la tendenza, tu vuoi dire questo, cioè la filosofia o tu, e questo posso essere pure d'accordo in parte, che la tendenza dell'essere umano, cioè essere come ente pensante, come ente agente, cioè che fa, pensa e agisce, giusto? La tendenza deve essere, come si dice, incanalata in un sentiero umano che porta a una finalità umana. Quello vuol significare perché cadiamo nella teologia, nella religione cadiamo. Perché? Perché poi questo inciampa con una pietra e cade. Cosa pensava Voltaire? È qui il punto che sta, e non arriva alla meta finale, a raggiungere quello che è l'obiettivo, penso io. Cioè l'errore significa che l'uomo sbaglia. Ripetami, sbaglia? Quando hanno negato a Dio, perché prima quando Dio comandava. Hai capito quello che ha detto? Faccio, abbiamo fatto queste scuse. Chi le fa qui in una grande città o a Messina o a Tanto? Sono pochissime persone che si riuniscono. Se avessimo invitato un'altra gente, era buono, perché se le idee poi si cominciano a confrontare. Voglio dire, chi fa queste analisi oggi? Nessuno si pone più queste domande come se le pone Pessoa,
chi sono io, perché sono a quel, e siamo lì, ritorniamo ai quesiti filosofici dell'inizio, la filosofia, chi sono io, perché sono venuto a questo mondo, queste sono le prime domande che uno si pone, no? I primi interrogativi, cioè chi sono io, da dove vengo, devo sapere chi sono. Sono italiano, sono nato da mio padre, da mia madre, che ne so, sono nato da un coniglio, però, e da un marsupio, da un canguro, che cazzo ne so. Cioè, ognuno si chiede, però molta gente oggi, la maggioranza, che siccome è passiva mentalmente, sotto il brainwashing della televisione, dei mass media, di questo e quella, perché vogliono che sia passiva, in modo che non reagisca. Per esempio, i governi vogliono che i giovani si trovino, così non scendono per la strada a fare la rivoluzione contro il sistema, contro... È tutto un gioco, cioè praticamente tutto un gioco di interessi. Ognuno tira la braccia al suo popolare. Quello è un altro punto. Siamo d'accordo su questa. Per esempio, tu hai fumato, hai visto? Tu hai fumato, o no? Io pure. E perché siamo sommessi tanti anni a fumare i sigaretti? Una cosa che... E perché andiamo al bar a bere gli alcol o al bar? Perché ci hanno abituato in questo sistema così. Ma no, ma c'è più. Poi tu mi dirai e dici, ma tu non perché c'è il pub o c'è il tabacchino, tu devo andare per forza a comprare il sigaretto oppure a bere. Però la tentazione. Mi pare che Carmelo vuol dire che vuole la tentazione. C'è qualcosa di più. Dom'è, è giusto la tentazione? Avere la tentazione o no? Secondo te la tentazione equivale al desiderio? No. La tentazione La tentazione può essere del bene o del male, eh? Non sì, solo del male. Sì. Tentazione si deve distinguere bene. Questo è molto legato, unito al Eros, no? L'Eros che abbiamo. Noi abbiamo una passione. L'Eros, sì. La passione per il bene, oppure puoi avere una passione per il male. Esatto, se non è esatto. Per sì. Quello io faccio molto stress nell'umano, perché tu devi essere un uomo cosciente, pensante, agente, che tu agisci d'accordo al principio universale del bene, perché se no questo la questa tua è la finalità vita... a cui uno dovrebbe tendere, il principio non sta del bene. Sì, ragione alla massima potenza, se si può, però hai dei problemi anche a livello personale per farlo, quello è il problema, perché non hai la forza, primo. Secondo, c'è questa tentazione di non fare niente pure. Quando hanno negato a Dio, perché prima quando Hai capito quello che ha detto? Sono nella chiesa cattolica e per sempre. È vero, E allora, una famiglia ha bisogno di una casa, poi c'ha bisogno. I figli che nascono, quindi ci vuole la scuola. La scuola elementare, scuola. Poi ci vogliono i medici, i dottori, perché se si ammala tutta questa gente, questa famiglia cioè crea per il capitalismo il presupposto per sviluppare la sua economia. No? Sì, ma anche come il capitalismo vuole sviluppare la loro. I comunisti servono tutti questi. Di allora le donne russe del periodo dal 1922 fino al 1989. Tutto che era quando andavamo in Austria nel 85, era più libero, amore libero alla svedese. Non esisteva la famiglia, non quella famiglia, era singolare la vita, ognuno voleva i fatti suoi. L'amore è buono così. Le persone che sono sposate, se le famiglie si ammazzano, marito, moglie, figlio, fratello, lui, che cosa vuole? La famiglia sai cosa è diventata? Un luogo di conflittualità. Oggi la famiglia moderna, parliamo oggi in tutto il mondo, non solo qua in Inghilterra, in tutto il mondo. Non me lo dire a me. Io ho amazed. Ho seen my dog cry. Il curvatore. Oscar, io entro qua, no?
Fatti bella che ti porto a ballare il tango stasera. Io sono sempre bella. Grida più forte, ma io sono bella. Io sono sempre bella. Oh, bellissima, infatti. Ok, io questo volevo sapere. Lo sapevo, compadre, se tu lo sai.